Ciao bambini! Oggi riprendiamo un argomento che avevamo lasciato in sospeso perché ci siamo dedicati ai racconti pasquali. Le beatitudini. Ricordate che in ogni aula c'è appeso alla parete il cartellone con la strada che dobbiamo compiere per arrivare a Gesù? Da oggi ritorniamo a riscoprire le beatitudini in modo un po' diverso. Ma prima vi racconto qualcosa su Gesù e sul famoso discorso della montagna. Prima di salire al cielo dal Padre suo, Gesù insegna ai suoi amici apostoli e dà loro una missione, un incarico, andare per le strade del mondo e dire a tutti che il regno di Dio esiste. E lo fa nel famoso discorso della montagna. Gesù raggiunge la parte più alta di una montagna e si siede. Gli apostoli e la folla, che era corsa ad ascoltarlo, si avvicinano a lui per comprendere meglio la sua parola. Il maestro inizia a parlare. Beati quelli che sono poveri davanti a Dio, perché di essi è il suo regno. Beati quelli che sono nella tristezza, perché il Signore li consolerà. Beati i miti, quelli che non sono violenti, perché Dio darà loro la terra promessa. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché Dio li sazierà. Beati i misericordiosi, quelli che hanno vera compassione degli altri, perché Dio avrà compassione di loro. Beati quelli che sono puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che costruiscono la pace, perché Dio li accoglierà come suoi figli. Beati quelli che lottano per la giustizia, perché ad essi appartiene il regno dei cieli. Oggi tutti noi siamo invitati a seguire l'esempio degli apostoli, anche voi bambini. Ma vi domanderete, come possiamo fare noi bambini che siamo piccoli e siamo a casa in questo momento? Vi rispondo dicendovi, potete portare la gioia. La via da seguire sarà quella delle beatitudini e la vostra missione si chiamerà Missione Gioia. Gesù sarà un maestro speciale e grazie alle sue parole diventerete dei supereroi della vita e porterete la gioia, ma senza maschera, perché Gesù vi vuole voi stessi così come siete. Eroi perché vi renderete conto che sarete in grado di fare cose da soli, ma sempre guidati dalle parole di Gesù. Le 8 beatitudini costituiscono la strada per chi vuole una vita veramente felice e gioiosa. Allenarsi a viverle significa diventare più forti contro le difficoltà della vita. Gesù sarà al nostro fianco, ci sosterrà, ci darà forza ed energia. L'invito che vi facciamo oggi è quello di colorare la copertina di quello che diventerà il vostro manuale, il manuale dei supereroi delle beatitudini. Buon lavoro!